Audio test numero 11, parliamo del sistema che utilizzo di solito sulla mia acustica, che si chiama Fishman Rare Earth Blend. Di che cosa si tratta? Così finalmente rispondo a tante domande che mi erano state fatte. È un pick-up magnetico da buca che nella versione Blend appunto ha anche un microfono a condensatore che è attaccato qui e che dentro uno può orientare. Quindi prima di tutto è molto importante il corretto settaggio di dove va messo questo microfono, perché posso garantire che da metterlo girato così a così, a spingerlo un po' più verso la parte di sotto, di sopra, verso una spalla piuttosto che verso il body, cambia tantissimo, e anche l'orientamento. Ognuno ovviamente trova la posizione che ritiene più opportuna e si può miscelare col magnetico. Ci sono due sistemi per farlo. All'interno di questo pick-up dentro c'è una rotellina, okay, che permette di fare solo magnetico, solo microfono condensatore, oppure appunto un blend tra i due. Io ho preferito fare una piccola modifica che è indicata sul sito della Fishman, che si tratta di una piccola saldatura sul jack che permette, sì, sono in mute, di fare questo jack stereo, ok? Con un jack stereo poi si può uscire, per esempio come ho fatto io, in due jack mono e andare in due segnali, in due DI o un amplificatore in modo separato. Questo permette di regolare totalmente indipendentemente il segnale del microfono da quello del magnetico. Cioè, se io esco con un cavo mono e faccio il blend qui, l'equalizzazione, tutto quello che vado a fare sarà fatta nello stesso modo su entrambi i segnali. Uscendo separato lo posso fare in modo ovviamente separato, l'ovo di Colombo. E voglio farti sentire un esempio, cioè significa che questo è il suono. Tolgo il mute, questo è il suono del stiamo sempre usando il microfono della telecamera, questo è il suono del magnetico, cioè questo, tant'è che non, se io metto reverbero, giusto per farti sentire questa cosa, che quello che senti di rumore percussivo è proprio quello che senti dal microfono della telecamera, mentre il magnetico va qua dentro. Diverso sarebbe se usassi il microfono interno, ok, dove stacchiamo il microfono interno, usiamo solo il magnetico. Quello che mi ha fatto optare e mi fa piacere tanto il magnetico rispetto al piezo elettrico, anche se è un bellissimo sistema, è che per me che suono con col plettro, spesso con plettri molto duri e spessi, che siano di ST Pick, Timberton, poco importa, cioè comunque io meno parecchio sulla chitarra acustica, fa sì che il suono resti un pochino, si rompa meno rispetto a un piezo elettrico e soprattutto tenda a comprimere meno. Mi sembra che sia molto rispettoso della dinamica, quindi se io suono veramente piano il timbro è uguale. Anche se lo suono più forte. E in questo caso, avendolo separato, io mi piace prendere dal magnetico un po' di bassi, non così tanti, e prendo un pelino di acuti, perché essendo un magnetico è sempre leggermente smooth. Ora, questo Rare Earth Blend è un humbucker, quindi non ha nemmeno di fondo, no? Humbucker, per questo si chiama così, e quindi ronzì, ed esiste anche la versione del Rare Earth Single Coil che ha un suono un pochino più morbido sulla parte media e medio bassa, però a me piaceva questo anche perché soltanto un humbucker viene fatto con il blend. Quando invece vado ad attaccare il microfono, il suono senti che è totalmente diverso. Il modo di reagire all'equalizzazione è molto diverso. Però questo, così come da solo manca di presenza, e così come il magnetico da solo potrebbe sembrare un pochino rigido, insieme così come quando ho delle ritmiche più
cioè quando questo rumore, quello del, di quando si fa anche strumming, di averlo un po' diverso rispetto a se non avessi il microfono, senti. Che farò sempre questo loop. Senti come il rumore proprio di corda che, o di mano che picchia sopra una corda che va sul legno. Questo è un sistema che è molto comodo anche perché abbinato al Fishman, sia che sia il Loudbox piuttosto che l'SA 220 che ti ho mostrato nell'audio test 10 della settimana scorsa, permette di separare, quindi ci sono alcune cose furbe che ti voglio suggerire, perché abbiamo detto che in questi audio test è carino dare anche dei suggerimenti. Quando si suona dal vivo e se è necessario suonare con volumi un pochino alti, soprattutto quando si suona con delle altre persone, avere separati i due canali del microfono e del magnetico, quindi il magnetico è quasi impossibile che inneschi, deve avere un volume altissimo, ok? Mentre il microfono è molto facile che possa innescare, quindi, come dicevamo la settimana scorsa, creare un feedback o quello che viene chiamato un Larsen. Ora, avendo i segnali separati, si può chiedere al fonico di fare fuori un bel suono che preveda l'utilizzo sia di uno che dell'altro, ma nel sistema di monitoraggio possiamo farci mettere un pochino meno di microfono. Questo significa che nel monitoraggio avremo meno questo problema del feedback, cioè il microfono che esce dal monitor, che entra qui nel microfono, che bla bla bla, quello che si diceva settimana scorsa riguardo il feedback. E in questo caso diventa veramente molto, molto sicuro avere questo sistema di uscita separata. L'altro motivo che mi ha fatto fare questo collegamento custom, che però ripeto si trova sul sito Fishman nelle istruzioni Rare Earth Blend, è molto semplice farlo, l'ho fatto io che non faccio schifo con le saldature, è il fatto che avendo il blend qui sotto, se suona dal vivo e hai un microfono è consigliabile usare il tappo. Ora, se hai il tappo non arrivi alla miscelazione. Per esempio io uso in alcuni pezzi, quando suono dal vivo, in alcuni pezzi mi piace usare di più il microfono e in alcuni pezzi mi piace meno. Quando sento che sono al limite dell'innesco sui bassi, per esempio preferisco togliere un pochino di bassi al microfono, vado a darli al magnetico, così sono sicuro che ho il calore nel suono, cioè sull'attacco del microfono, senza avere il problema dell'innesco sui bassi, e vado a prendere i bassi quindi dal magnetico. E quindi è un sistema che so, esistono anche altri brand che fanno questi tipi di prodotti, che sono magnetico più microfono, piezoelettrico più microfono, e ciascuno sceglie ovviamente quello che preferisce. Io scelsi questo perché tanti anni fa, sulla mia Martin, che forse magari avrei visto in qualche video tratto dalla collana I suoni della chitarra, ho una vecchissima 018 W018 del 1953, da cui poi ho copiato la Martin che Martin ha fatto per me. E questa 0018 del 53 ovviamente non è che mandasse di fargli un buco per amplificarla, e quindi acquistai questo Rare Earth Blend da buca facendo passare il filo di fuori, e mi accorsi che poi mi piaceva particolarmente, e da lì è nato poi l'idea di utilizzarlo sempre. In questo caso io ho due buchi, perché questo è un sistema del Fishman, appunto Rare Earth Blend, questo invece è un sistema piezoelettrico più contatto che costruisce Roberto Fontanotto, un liutaio di Verona, e che quando la possibilità live ho più canali che me li possono dare, utilizzo entrambi, o soprattutto in studio, perché il contatto, a differenza del microfono, eccetera, ha una maggior velocità proprio di trasduzione del suono, e quindi ho ancora una maggior presenza del suono. Quindi anche questo audio test 11 si è concluso di un unico prodotto, così chi mi ha sgridato che a volte ero troppo lungo sarà un pochino più contento. E quindi ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!